Baltour, la società affidataria dei servizi di trasporto pubblico della città di Teramo, ha siglato un accordo con il portale nazionale MoneyGo per la vendita via web di biglietti ed abbonamenti del trasporto pubblico della città. Scaricando l'app MoneyGo dal sito www.moneygo.it o dal sito www.trasportourbanoteramo.it si potranno acquistare titoli, trovare le fermate più vicine, consultare gli orari in tempo reale ed usufruire di molti altri servizi. Sì, l'app MoneyGo è un'app che ovviamente esisteva e noi l'abbiamo implementata includendo all'interno tutti i servizi del trasporto pubblico. E consente quindi ai cittadini, agli utenti, ai clienti, mi piace chiamarli, di acquistare i titoli di viaggio, sia biglietti ordinari che orari, ma soprattutto anche il rinnovo degli abbonamenti mensili attraverso questa app. Per quanto riguarda il chilometraggio, ci sono novità a favore della città di Teramo? No, assolutamente no, siamo ancora fermi ai chilometri che avevamo, abbiamo più volte chiesto alla Regione di aumentare il numero di chilometri per la nostra città, che ovviamente passa come la Cenerentola d'Abruzzo perché ha il minor numero di chilometri rispetto alle altre province, e nello stesso tempo non abbiamo mai avuto nessuna risposta. E a proposito di lasciare a casa l'auto, c'è anche un'altra importante novità: sono in arrivo a Teramo biciclette elettriche. Sì, sicuramente a breve arriveranno, c'è stata un'implementazione del numero delle biciclette messe a disposizione. Stiamo lavorando per cercare di agevolare nel miglior modo possibile i nostri concittadini nel lasciare a casa l'autovettura e ovviamente utilizzando non solo trasporto pubblico locale verde, ma anche biciclette che in qualche modo possono agevolare non solo la fisicità dei teramani, ma nello stesso tempo anche la possibilità di ridurre l'inquinamento atmosferico che già c'è.